Vi auguro una bellissima giornata. State buoni e sarete contenti. E se avete voglia, bevetevi un caffettino. Se avete voglia, bevete anche a voi adesso un caffè, così lo beviamo nello stesso momento. Ora noi stiamo preparando un caffè buono da Ecco. bere tutti e due assieme. Stiamo bevendo il caffè italiano. Allora, Buongiorno. 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 Allora, oggi leggo un messaggio e rispondiamo, Va ok? bene. Allora, Renata scrive: Ciao Alberto, come stai? Settimana scorsa ho scoperto che qui in Italia a Carnevale c'è la tradizione di preparare alcuni dolci tipici. Non lo sapevo, perché invece in Brasile a Carnevale si beve anche. Non si mangia in questa festività, ovvero si mangerà e si beve però Ma anche. no, ecco. Ho assaggiato le chiacchiere e sembrano molto i crostoli che si mangiano nel sud del Brasile. Puoi parlare un po' di questa tradizione di mangiare a Carnevale? Scusa per qualsiasi errore. Baci. Questo è molto interessante, infatti ho notato che in Brasile il Carnevale è una festa importantissima. Sì, vediamo qui in televisione che in Brasile c'è una festa molto grande, preparata ancora da giorni prima. La festeggiamo anche noi, Ecco, però non così però tanto. non così tanto. Come Esatto. i ragazzi fanno i carri che rappresentano i bambini a scuola, è un carro che rappresenta gli anziani, un carro, fanno i carri. Tu lo sai cosa sono i carri, né? Allora, i carri che dice la nonna sono il più famoso qua in Italia, sono quelli di Viareggio, il Sì, Viareggio, carnevale di sì, Viareggio. Viareggio, sì. Esatto. Anche a Venezia fanno il Anche a carnevale. Venezia c'è un carnevale meraviglioso. Stupendo. Tutte le tradizioni, proprio vestiti proprio dei veneziani, vestiti bene, Esatto. fanno proprio festa. Esatto. Comunque noi le festeggiamo, sì, ma non proprio troppo. E poi prepariamo sempre le lattughe. O O chiacchiere. chiacchiere sono buone, ci sono fatte a tante maniere. Poi ci sono le frittelle. Preferisco io le frittelle perché sono più morbidi. Ci sono tavole di queste cose: frittelle, lattughe, dolci, si beve il tè, con quelle cose lì. Lattughe o chiacchiere in varie parti d'Italia e nel mondo si chiamano in molti modi Sì, diversi. sì, Molti sì, modi diversi anche in base ai dialetti, sì. eccetera. Sì. Quindi noi però le conosciamo come chiacchiere o lattughe qua a Lattughe, Brescia. sì. La nonna faceva spesso le frittelle quando Sì. erano 10 anni fa, 5-10 anni fa le faceva Sì, spesso. perché ero più giovane, adesso non mi sento di mettermi ai fornelli. E le frittelle sono, diciamo, insieme alle lattughe, il dolce più rappresentativo del carnevale qua e si trovano con l'uvetta di solito, con la crema dentro oppure vuote o con la Le marmellata. lattughe No, le e le frittelle. frittelle. Le Invece le frittelle. lattughe sono, Le lattughe con lo zucchero a velo. sì, così, queste lattughe sono buonissime anche queste. Le cose che lo rappresentano sono frittelle, lattughe, i carri che si fanno Carri nei nei paesi, paesi, sì. organizzati dai paesi, e poi Il carro più bello prende il prende i premio. premi, quello dipende Sì, dai dal vari. carro che com'è fatto così, ecco. Esatto, poi c'è i ragazzi che fanno principalmente vanno in strada con i coriandoli. Vi Sì. faccio vedere una foto dei coriandoli. Questi sono i coriandoli. Poi le stelle filanti. Ecco, Queste sono le stelle sì, filanti. buttano così. E poi c'è la schiuma, quella La molto schiuma, ma usata. adesso no, È adesso stata vietata in molti paesi, però, perché fa troppo sporco fa la schiuma, sporco. però quando io ero giovane ho usato la Sì, schiuma, era sì. divertente la schiuma. C'è un detto che dice: a carnevale ogni scherzo Scherzo vale, vale. però non è un bel detto perché una volta m'hanno soffiato una polvere al peperoncino negli Sì, occhi. sì. E non è una bella cosa quella E lì. non è una bella cosa. Esatto, e a volte i ragazzi sono scherzi innocenti, ma a volte possono anche fare, diciamo, danni, no? Che adesso si vede poco di quelle D cose lì. dipende esatto da dove, da che ragazzi, Perché eccetera. ragazzi, qui da noi, dal nostro paese, no, un paese calmo, un paese buono. Esatto. Ecco, quindi queste sono un po' le cose che rappresentano il
carnevale qua in qua a Brescia. Quando la nonna era giovane, ovviamente non c'erano. C'era però il carnevale. Sì, sì, c'era un po' di carnevale, si faceva le frittelle, le abbiamo sempre fatte, okay, carnevale. Ok. Frittelle e lattughe. Quindi sempre. Quando la nonna era giovane non c'era così tante cose, ovviamente, ma c'erano, diciamo, le cose principali, dolce, come c'era il dolce, le frittelle, le lattughe. Le frittelle e lattughe c'erano, sì, perché le cucinavano già. E si vestivano, ma non come adesso, vero? Non c'erano così tanti. No, non c'era niente, non c'erano. Tanti soldi non c'erano, quindi non erano ancora arrivate tutte queste cose. Buona giornata a tutti. E in ritardo, buon carnevale. Mi raccomando, state buoni. Ecco. Divertitevi, va bene. Ecco. Non fate mai del male. Così fate magari male anche voi, invece state divertendovi, va bene. Ecco, brava nonna, giusto. Buone feste, ci sentiamo presto. Saluti.